Io sono un bambino africano. Sono Lisette, faccio colazione e mentre la mamma lava le tazze faccio il bagno. Sono le 6, ci metto un'ora e mezza per andare a prendere l'acqua. Il pozzo sta a 7 km di distanza e intanto faccio il bagno di sudore. Guarda fuori, è una bellissima giornata di settembre. Non piove! Guardo fuori, è da 4 anni che non piove. Con la scuola ci vuole un quarto d'ora per andare a scuola. A piedi ci vuole più di un'ora per arrivare a scuola. Nel panierino della merenda, doppia sorpresa, l'ho detto al cioccolato con dentro un gioco. Nel panierino della merenda, doppia sorpresa, non ci sta niente, né per oggi né per domani. Nel giardino della scuola c'è un albero che fa una bellissima ombra. L'ombra di un bellissimo albero è la nostra scuola. Io sento che questo sarà il primo giorno di un bel periodo di studio. Sento che questo primo giorno di scuola forse sarà anche l'ultimo, come capita al 50% dei miei coetanei. Benoit mi dice: prendi tu il comando, prendi tu il comando, che non mi sento bene, non mi sento bene. Mi dico: che dire? È un attacco di malaria, un attacco di malaria. Dico che mi fa male la pancia, mi fa male la pancia. Dico che sarà cacciaretto, perché io ho sempre pensato che cacciaretto possa riavvenire. Dice: pilota tu, pilota tu, pilota tu, arabo, o meno stile del Cessna, perché non c'è il vostro sul Cessna che dice: no, Cessna, due vostro, è una destra, una sinistra, fine della storia. Apre il finestrino del Cessna, mette il culo fuori dal finestrino e risolve il suo problema di carattere addominale. E io pensavo, perché io non è che la cosa mi scandalizzasse il fatto che Benoit stesse cagando fuori dal finestrino, ma io pensavo ai danzani sotto. Però ecco, ci sono una serie di cose, che un'infinità di cose che sbalordiscono, che vanno dalle cose più semplici alle cose filosoficamente più complesse. Allora ci sono degli equilibri che vanno quantomeno conosciuti, poi ognuno è libero di dire: no, a me sta cosa non mi piace, non mi piace, ha ragione lui, ha ragione io, le considerazioni vengono dopo, ma non possono venire prima della conoscenza. Perché se non c'è la conoscenza non ci può essere neanche nessun tipo di considerazione nei confronti di questa cosa qua. Sapete quante guerre ci sono in Africa in questo momento? 17. Al momento stanno 17 guerre in Africa locali, scappano da Boko Haram, pure, perché no? Scappano, ci sono 25 milioni circa di profughi ambientali, perché no? Detto questo, perché scappano? Perché no? Che motivo c'è di non scappare quando l'alternativa è tende allo zero assoluto? Uno vive adesso, no? Anche se vai in un posto dove l'alternativa tende allo 0,001, abbiamo fatto un passo in avanti, quindi non c'è un motivo per non scappare. Non c'è neanche un motivo per non essere accorti. In Turkana, da questo popolo primitivo di cui si parlava, no? Questo popolo primitivo. E gli dico: noi siamo venuti a fare un film qui con voi, io volevo fare un film con voi, dico: si può? L'entusiasmo era alle stelle, ma una cosa straordinaria, zumbavano tutto quanto, perché i nipotici saltano sempre, zumbano, per cui zumbano tutto quanto, zizzo per tutta parte. Insomma, abbiamo parlato tutta la notte. Ma sono andato in faccia, capo domanda,
La mattina all'alba il capo villaggio è venuto da me e mi ha detto: noi siamo felici, mi ha detto con tutte le difficoltà del caso, ma mi ha detto: noi siamo felici che tu sei venuto a fare un film qui con noi. Ma che è lo film? Loro non lo sapevano, non sapevano cosa fosse il film. Quello che io mi sono domandato in quella circostanza. No? Noi consideriamo Turkana un popolo primitivo. Però mi sono domandato, quale popolo è più primitivo? Quello che quando li vai a trovare fanno una festa tutta la notte, si fuma l'erba che cresce spontanea e si mangia capra? Oppure quelli che quando arrivano ti fanno affondare il suo Mediterraneo? Allora io credo che... Sei Carmadretto. Sì.